Sì, è stata un'esperienza unica. Però prima di tutto io dovevo diventare Blanca, no? Una ragazza che ha perso la vista a 13 anni. Così ho passato durante la mia preparazione tanti momenti in casa completamente al buio. E per farvi capire meglio l'esperienza che ho vissuto, volevo chiedere a tutti voi qui in teatro, a casa e anche a te, Ama, per pochi istanti di chiudere gli occhi e ascoltare. E quando dico ascoltare, non intendo solo con le vostre orecchie, ma con tutti i vostri sensi. Ascoltare i vostri battiti nel petto, il calore del vostro corpo e dell'ambiente intorno. Ascoltare il vostro respiro, annusare gli odori intorno a voi, il sapore che avete in bocca. Avete un po' capito di cosa si tratta? Cominciamo. Quando ho iniziato questa avventura mi sono state affiancate 5 persone. Io li chiamo i miei guardiani. Allora sono andata a cercare sul dizionario. La parola guardiano significa persona addetta a custodire e sorvegliare. Deriva da guardia, che a suo tempo deriva da guardare. E la cosa mi ha fatto sorridere perché i miei guardiani sono ciechi. Michela. Michela è la prima persona che ho contattato. È stata fantastica, si è mostrata subito entusiasta. Io non sapevo da dove iniziare, allora ha fatto tutto Michela. Mi ha mandato dei video in cui faceva tutte le attività in casa. Preparava il caffè, sistemava la sua camera, il suo letto. E ho scoperto che Michela vive con un tempo dettato solo da lei, non dal mondo, non dagli altri. Michela gestisce il suo tempo a suo piacimento. Non corre, non ha fretta. E io invece? Quanto mi affanno, quanto sono abituata a correre dietro al tempo. E ho scoperto grazie a lei che quando voglio mi posso fermare. Grazie Michela. Marco e Sara. Marco e Sara li ho conosciuti nei teatri di posa di Blanca e i teatri di posa, ve li raccomando, sono dei posti assurdi, pieni di scale, cavi per terra, corridoi stretti e ho potuto vedere come Marco e Sara si muovevano con attenzione, con calma e no, non avevano difficoltà a chiedermi di aiutarli e quante volte io, per orgoglio o per non apparire debole, non ho mai chiesto aiuto. Che stupida. Grazie. Maria. Maria è stata una valanga. Si presenta questa donna piccoletta, tutta d'un pezzo, sempre sui tacchi. Maria è nata in Puglia. E Maria odiava che le dicessero che cosa non potesse fare, giusto? Maria faceva di tutto, correva, andava in bici, usciva con gli amici e a 19 anni, contro tutto e tutti, sale su un treno per Roma, senza cane e senza bastone. Trova la mattina lavoro in un call center e il pomeriggio si allena per correre. È il 1996, Maria partecipa ai Giochi Paralimpici ad Atlanta. È la finale e tocca correre i 100 metri. Maria è in posizione e trema e mi sembra assurdo che questa donna possa avere paura. Eppure, quando sente lo sparo, Maria non parte. Quella sera torna in albergo, sa che il giorno dopo dovrà correre i 400 metri e sa che è anche l'ultima occasione che avrà. Arriva terza, prendendo in tutta la sua carriera 2 bronzi e 1 argento. Grazie Maria, grazie davvero. E poi c'è stata anche Veronica, che purtroppo non è potuta venire e ci sta seguendo da casa. E Veronica è stata fondamentale per la mia conoscenza del mondo dei cani guida. Ho conosciuto lei e il suo fantastico cane Ulma, con cui sta da 10 anni, con cui viaggia per tutto il mondo,
soprattutto per andare agli incontri di scherma, perché Veronica è la campionessa nazionale di scherma non vedenti. E Veronica e Ulma sono un'unica entità. Ho potuto vedere come Ulma protegge Veronica, come l'avverte quando c'è un marciapiede o degli scalini o degli ostacoli bassi. Allora ho pensato di chiederle: Veronica, ma come fai quando ci sono gli ostacoli alti, tipo i rami degli alberi o i pali? E lei mi ha risposto ridendo: quelli te li prendi in faccia. Grazie Veronica. E Blanca e tutti loro. Blanca è l'incaponirsi di Michela e il potersi fidare di Marco e Sara. Blanca è l'ironia di Veronica ed è il salto nel vuoto di Maria. E io ho imparato, in quest'anno, ho imparato che è bello mettersi un vestito elegante e truccarsi, però è anche bello andare oltre ciò che si vede. Ho imparato ad ascoltare oltre ciò che vedo, oltre i miei pregiudizi, i miei imbarazzi, i miei disagi, le mie paure. E ho scoperto che quello che non conosco è una ricchezza infinita che mi rende umana. E voi vi siete messi per qualche istante nei panni dei miei guardiani. Io l'ho fatto per diversi mesi e ve lo assicuro, è stata una figata.